le recentissime novità normative che riguardano la sicurezza sono legate anche a un aspetto molto importante, che è quello dell'addestramento dei lavoratori. Quando si pensa alla preparazione di un lavoratore per quanto riguarda i temi e gli aspetti della sicurezza, le sue conoscenze, le sue competenze, molte volte si tende a pensare che per questo sia necessario e obbligatorio soltanto fare dei corsi sulla sicurezza. In realtà la normativa già da molti anni prevedeva che ci siano sempre almeno tre aspetti fondamentali: l'informazione, la formazione e l'addestramento. Le novità normative riguardano in modo particolare l'addestramento. Qual è la differenza? L'addestramento è qualcosa che viene fatto in azienda, era già ovviamente previsto dalla normativa precedente, ma le novità sono proprio per quanto riguarda gli aspetti anche formali di questa preparazione, appunto. Addestramento significa, durante l'orario di lavoro, fare proprio delle prove pratiche, quindi avere una persona esperta in grado di guidare il lavoratore sulle procedure, sull'utilizzo di un macchinario, per esempio, pericoloso, eccetera, cose che ovviamente non si possono fare in un corso di formazione in una scuola o in un centro di formazione come il nostro. Questa novità è molto importante, perché bisognerà poi anche in qualche modo registrare questo addestramento fatto in azienda e poterne dare prova, magari anche con un registro elettronico.